Gentili telespettatori, benvenuti ad un nuovo appuntamento con Il Medico Risponde, la rubrica di medicina a cura del dottor Giovanni Watto. Buonasera, dottore. Buonasera a voi. Ricordiamo che il dottor Giovanni Watto è primario ospedaliero e vicepresidente provinciale dell'AIDO, l'Associazione Italiana Donatori Organi. Dottore, la volta scorsa abbiamo parlato dei disturbi della rifrazione, ossia ipermetropia, astigmatismo e cataratta. In questa puntata invece discuteremo della miopia, che è il difetto visivo più diffuso tra la popolazione. Prima di tutto, dottore, ricordiamo come funziona l'occhio umano. L'occhio umano funziona secondo il principio della rifrazione, cioè fa variare la direzione dei raggi luminosi che lo attraversano. I raggi vengono deviati dalla cornea, membrana che troviamo sulla superficie e nella quale vengono applicate le lenti a contatto. Passano poi attraverso il cristallino e l'humor reacqueo per arrivare al fondo dell'occhio, cioè la retina. I raggi luminosi convergono sulla retina e se l'occhio non ha difetti visivi, l'immagine è netta e a fuoco. Tramite il nervo ottico, infine, raggiungono il nostro cervello e vengono fuse insieme le due immagini per darcene una unica. In questa slide vediamo appunto la cornea, la pupilla, il cristallino, la retina e il nervo ottico. Quindi, dottore, che cos'è la miopia? La miopia è una condizione, è un errore di rifrazione, è una condizione molto comune, hai detto già tu. Come vuol dire che l'occhio non devia, rifrange, la luce correttamente e non consente quindi una percezione nitida delle immagini. Quando si è miopi si vede abbastanza bene da vicino, ma si vede male da lontano. La miopia colpisce il 25% della popolazione, circa 15 milioni di italiani. Nelle forme più diffuse, la miopia media o lieve, è un disturbo dell'occhio legato alle difficoltà di messa a fuoco e non può essere considerato una vera e propria malattia. In Italia, abbiamo detto, sono 5 milioni i soggetti affetti da ipermetropia e 3 milioni quelli affetti da astigmatismo. Astigmatismo. Come si misura invece, dottore, la miopia? La miopia si misura in diottrie. Esse indicano il potere che devono avere le lenti negative per riuscire a compensare il difetto rifrattivo. Fino a 3 diottrie si parla di miopia leggera, da 4 a 6 diottrie si parla di miopia media, da 7 a 8 si parla di miopia forte. Infine, oltre le 8 diottrie si parla di miopia elevata. La vista si esprime in decimi. Se un soggetto è normale, quindi ha 10 decimi di vista, ma se un soggetto ha solo 0,25 di diottrie, già i decimi diventano 8. Se Tony ci puoi dare la prossima slide, le vediamo Vediamo semmai ancora meglio, più la chiaramente. variazione Quindi, del virus in relazione al valore della miopia, quindi, dottore. il visus, per esempio, noi abbiamo solo 2 decimi di vista con una diottrie di miopia. Abbiamo 1 decimo di vista con 2 diottrie di miopia. Abbiamo 0,67 decimi con 3 diottrie di miopia. E infine, se le diottrie sono 4, il visus in decimi è 0,5. Dottore, da cosa deriva la miopia? La miopia deriva dal fatto che l'occhio è un po' più lungo del normale. Questo fa sì che i raggi di luce cadano in un punto davanti alla retina e non sulla sua superficie. Gli oggetti lontani appaiono sfocati, mentre invece quelli vicini si vedono ancora bene, soprattutto se la miopia non è alta. La miopia è una condizione ereditaria e di solito si manifesta già durante l'infanzia. Infatti adesso vediamo la miopia nei bambini. La miopia ereditaria è generalmente diagnosticata nei bambini quando hanno tra gli 8 e i 12 anni di età.
Durante l'adolescenza, quando il corpo cresce più rapidamente, la miopia tende a peggiorare. Dopo i 20 anni, di solito, le variazioni della miopia sono minime o nulle. Seppur di rado, la miopia può cominciare anche in età adulta, ma si tratta quasi sempre di forme molto lievi. E vediamo adesso nello specifico la miopia elevata. Una miopia patologica è la miopia elevata, cioè, come abbiamo visto, superiore a 7-8 diottrie. Può comportare alterazioni retiniche e quindi compromettere completamente la qualità visiva. La miopia elevata si stabilizza in genere tra i 20 e i 30 anni di età. Una miopia elevata può essere corretta con occhiali, con lenti a contatto o con un intervento di chirurgia refrattiva che corregge appunto questi errori di vista, modificando il punto di messa a fuoco dell'occhio. Quali sono, dottore, le cause della miopia? Innanzitutto la rottura retinica. I pazienti affetti da miopia hanno un rischio elevato di sviluppare un distacco di retina che può determinare una perdita permanente della vista. Tramite l'esame del fondo oculare si possono riconoscere i segni premonitori del distacco della retina. Se la retina si stacca ed il fenomeno viene diagnosticato tempestivamente, si può procedere alla riparazione del danno tramite uno specifico intervento chirurgico. Anche in questo caso si usa il laser per correggere il distacco di retina. E la miopia da indice invece? Esistono diversi tipi di miopia, appunto. I più diffusi sono la miopia affile, quella da indice, da cheratocono e anche altre forme di miopia. La prima però è la miopia affile, poi vedremo quella da indice, questa è la più frequente. La miopia affile o affiale è dovuta ad un'eccessiva lunghezza del bulbo oculare rispetto alla norma. Per questo il fuoco non cade sulla retina, ma davanti ad essa. Poi abbiamo la seconda miopia, la miopia da indice, questa è la seconda anche come frequenza. Il globo oculare è normale, ma il potere diottrico è maggiore perché l'indice di rifrazione del cristallino è superiore alla norma. Questo avviene soprattutto nella cataratta, una malattia che colpisce il nucleo del cristallino facendolo addensare ed aumentando così il suo indice di rifrazione. Un'altra miopia è quella da cheratocono. Questa riguarda la cornea, è la cornea ha la forma conica. Il cheratocono è una degenerazione corneale in cui si ha un progressivo assottigliamento e sfiancamento della cornea, che assume appunto la forma conica, con aumento della sua curvatura. Si può avere anche irregolarità della superficie corneale che provoca l'astigmatismo. Le due possono essere presenti contemporaneamente. Per i casi avanzati di cheratocono è necessario il trapianto di cornea. Ok. Vediamo invece adesso la miopia da spasmo accomodativo. Questo tipo di miopia è dovuto ad una curvatura della superficie anteriore del cristallino superiore alla norma. Ok. Invece adesso vediamo, dottore, insieme i sintomi della miopia. I sintomi della miopia comprendono innanzitutto l'affaticamento visivo, il mal di testa, lo strabismo, ma più di tutti il segno classico della miopia è la difficoltà a vedere nitidamente gli oggetti lontani, come ad esempio i cartelli stradali o la lavagna a scuola. Okay. Invece, dottore, la diagnosi della miopia? La difficoltà a distinguere oggetti lontani con sufficiente chiarezza è accompagnata dalla tendenza a socchiudere gli occhi per migliorare la messa a fuoco, fenomeno che si accentua in condizioni di poca luce. Non è raro che il soggetto si accorga del difetto solo in età scolare per l'impossibilità di leggere alla lavagna.
Infatti, la miopia, aumentando progressivamente, può passare inosservata per molto tempo. In caso di marcata differenza di visione tra i due occhi, l'occhio che presenta il difetto tenderà ad essere escluso dal cervello e può essere virtualmente perso. Avete visto quante volte un bambino va a fare la visita all'oculista e dice: mi ha chiesto di tenere la benda a un occhio. Questo serve appunto per far sì che l'occhio più malato non venga completamente annullato dal cervello. Quindi perché il cervello fa funzionare solo l'occhio meno malato e l'occhio più malato praticamente non funziona più. Ecco l'importanza di farlo funzionare tenendo una benda all'occhio. Quindi per dare lo stimolo all'occhio. Per dare lo stimolo al cervello a far funzionare entrambi gli occhi. Quindi, come dicevamo, adesso, dottore, vediamo la diagnosi di miopia. Si può identificare la miopia nel corso di una visita oculistica di routine. La presenza o meno di miopia, infatti, viene diagnosticata tramite un semplice esame della vista, durante il quale viene richiesto al paziente di leggere le lettere su un tabellone posto all'estremità opposto della stanza. Esistono poi altri metodi che consentono una valutazione oggettiva della miopia, a prescindere dalle risposte che fornisce il paziente durante l'esame della vista. Ciò è particolarmente utile quando si esegue l'esame della vista nei bambini che possono dare delle risposte inaffidabili. Vediamo quindi adesso appunto l'esame visivo nei bambini. L'esame pediatrico per l'ipovisione varia a seconda dell'età del bambino. La prima cosa da fare nei bambini è quella di raccogliere più informazioni possibili circa la funzione visiva, in modo che il medico possa decidere un programma appropriato per assistere e limitare lo sviluppo del problema. Queste funzioni includono l'acuità visiva, errori rifrattivi, il campo visivo, i muscoli dell'occhio o la visione del colore. Vediamoli brevemente. L'acuità visiva è la misura di un piccolo oggetto che l'occhio può distinguere. Errori refrattivi, il tipo di prescrizione necessario per ottimizzare la visione. Il campo visivo è l'estensione della dimensione della visione. La funzione dei muscoli dell'occhio, cioè l'abilità di muovere gli occhi in tutte le direzioni. La coordinazione dell'occhio e la visione del colore sono altrettanto importanti per valutare nel migliore dei modi la funzionalità dell'occhio. Dottore, vediamo invece adesso che cos'è il farottero. In alcuni casi si può utilizzare uno strumento particolare che si chiama forottero, come hai detto tu, che misura i vizi di refrazione ed aiuta a trovare più rapidamente la correzione giusta per il paziente in esame. Vediamo adesso l'importanza delle lenti a contatto. La correzione della miopia si può effettuare o con le lenti tradizionali, con le lenti a contatto, oppure con la chirurgia corneale rifrattiva o fotocheratectomia refrattiva. Le lenti a contatto sono senza dubbio le più importanti perché hanno lo stesso principio divergente degli occhiali, esse richiedono più cura ma offrono una visione più completa di tutto il campo visivo, essendo sferiche ed appoggiate direttamente sulla cornea. Vediamo nella slide come nel caso dell'occhio miope, l'occhio è troppo lungo, quindi è davanti alla retina il fuoco, invece con le lenti divergenti si ha una correzione completa e il fuoco va giusto sulla retina. Dottore, invece adesso vediamo l'importanza del laser nella miopia. Negli ultimi anni si è diffuso un nuovo sistema di cura che è quello del laser. Come precedentemente descritto, la forma più frequente di miopia è quella in cui il bulbo si presenta allungato. Non potendo logicamente agire sul bulbo, si agirà sulla cornea e si eseguirà una chirurgia laser con asportazione di strati corneali allo scopo di variare la rifrazione della cornea stessa. Quindi ancora il laser ad eccimeri.
Il laser a decimeri è un termine che deriva dall'inglese e significa dimeri eccitati, cioè mezzi eccitati sono i gas nobili. Questo tipo di laser emette luce a frequenza pulsante di durata brevissima e di frequenza elevatissima. Il laser esegue diverse passate sulla cornea e ad ognuna di esse viene rimosso un micron di spessore, che corrisponde a un decimo di millimetro, tenendo conto che lo spessore totale della cornea è di circa 500 micron, mezzo millimetro. Vediamo quindi l'effetto finale che si La ottiene. quota di ablazione è in proporzione all'età del difetto. Per esempio, per una miopia di 3 diottrie si asportano 30 micron di cornea. L'effetto finale che si ottiene è una riduzione della superficie corneale con un suo appiattimento, di modo che i raggi luminosi, se nella miopia vengono messi a fuoco davanti alla retina, dopo l'intervento vengono rifratti di meno e possono cadere più lontano, direttamente sulla retina stessa. La chirurgia con laser a decimeri non è rischiosa, ma in ogni caso non può essere applicata in tutti i soggetti. È E quindi a che età si può eseguire l'intervento, dottore? bene aspettare che i soggetti abbiano almeno 20-21 anni di età, cioè che la miopia si sia stabilizzata, che non continui a peggiorare da almeno 2 anni. L'intervento è indicato soprattutto nei pazienti che presentano intolleranza alle lenti a contatto o che psicologicamente non sopportano gli occhiali. Possiamo vedere in questa slide com'è l'occhio regolare, l'occhio miope e l'occhio miope corretto. Vediamo che quando c'è la correzione con lenti, il fuoco va esattamente sulla retina. Quindi le lenti correggono il fuoco. Correggono il difetto visivo completamente e totalmente. E vediamo infine che per correggere la miopia, l'importanza di uno stile di vita corretto. Quindi non c'è il metodo migliore per correggere la miopia. La correzione più appropriata dipende dalle esigenze del paziente, dallo stile di vita che si conduce. È utile che il paziente parli di ciò con l'oculista che esegue la visita, in modo da trovare la soluzione migliore e più utile per se stesso. Ok, dottore. Vogliamo chiudere con la solita vignetta, anche la Sì. volta scorsa la vignetta. Vediamo, tranquillo, il veterinario mi ha detto che si tratta solo di una forte miopia. Vediamo un cagnolino piccolo che tenta di aggredire un cane molto più grande. Decisamente molto più grande di lui. E quindi dipende dalla miopia, se no non si sarebbe permesso di Decisamente aggredire. avventato contro il cane più grande. Dottore, veniamo adesso alle domande da parte dei nostri telespettatori, come di consueto. Passiamo quindi alla prima, la terapia, ricreativa per i bambini disabili. Vedere una persona soffrire è molto brutto, vedere un bambino che soffre è ancora più brutto. Esistono bambini che sono costretti a convivere con la loro patologia per tutta la vita. Vedi altri ragazzi che giocano e questi non possono giocare, ragazzi che si divertono e questi sono costretti invece a stare fermi e semmai non potersi nemmeno muovere. Ragazzi che devono convivere con la loro patologia per il resto della propria vita. Ecco, a parte le medicine tradizionali, esiste la clown terapia, appunto una terapia ricreativa, come diceva il nostro telespettatore. Sono dei giovani, non necessariamente medici, i quali rendono più allegra la vita a questi soggetti. Soprattutto in ospedale esistono dei gruppi di amici, io li ho visti alla Tognocchi qua di Sant'Angelo dei Lombardi, che vanno a dare sollievo a ragazzi che altrimenti sono sempre tristi. Ecco l'importanza della clown terapia, perché veramente aiuta questi ragazzi malati a guarire almeno dentro, almeno Almeno dentro, psicologicamente. soprattutto magari nei periodi di feste, quando i bambini vorrebbero stare magari a casa o con gli altri compagni e invece sono costretti a E in rimanere magari effetti, nelle strutture. soprattutto durante i periodi di festa, quando hanno il giorno libero, alcune associazioni non fanno altro che alleviare le sofferenze dei bambini malati, soprattutto i bambini malati cronicamente che non guariscono.
Ed è una cosa importantissima. Veniamo invece adesso a una cosa altrettanto importante e che ci vede magari forse più da vicino perché il nostro territorio è prevalentemente formato da persone anziane, quindi l'isolamento degli anziani, dottore. L'isolamento degli anziani è un problema serio. Il nostro, l'Italia, è un paese di anziani, ma non un paese per anziani. Gli anziani hanno più difficoltà delle altre persone, che so, a svolgere le normali attività, a svolgere le normali incombenze, che so, anche a pagare le tasse, andare alla posta, alla banca, eccetera. Hanno veramente più difficoltà di tutti gli altri. Ecco l'importanza di centri sociali, l'importanza anche di centri di ritrovo in cui si possono vedere insieme, giocare e passare qualche ora in allegria. Perché è importante, noi investiamo poco in centri sociali, investiamo poco nella cura degli anziani. Io ho un suggerimento da fare, non so se è una cosa che si può attuare. I soldi che uno spende per gli anziani li dovrebbe detrarre dalle tasse. Allora, se tu compri le medicine, il costo della medicina lo puoi detrarre dalle tasse. Ma se tu spendi per tuo nonno 10 lire perché stai in una casa anziani, queste non le puoi detrarre dalle tasse. Io suggerisco allo Stato di poter detrarre anche queste, ecco, perché sono delle spese ben fatte e il costo, che in genere è notevole, deve essere detratto dalle tasse. Sì, perché purtroppo la vita di oggi ci vede costretti sia in una famiglia, sia entrambi i genitori, quindi sia madre che padre, devono lavorare e quindi alcune volte si è costretti a lasciare magari un nonno, una nonna in queste strutture, quindi la spesa poi va a incidere soprattutto sulla situazione economica delle singole famiglie. Passiamo a un'altra domanda, dottore, che è abbastanza divertente. È vero che aragoste e ostriche sono cibi afrodisiaci? C'è un rapporto diretto tra cibo e sesso. Il cibo aiuta anche la sessualità. Il cibo e il sesso hanno gli stessi centri neurologici, cioè si trovano più o meno molto molto vicini. Gli stessi neuroni trasmettono il piacere del cibo, il piacere del sesso è trasmesso dalle stesse cellule neuronali. Quindi veramente il rapporto è molto molto stretto. È conosciuto, è risaputo che le ostriche, cioè il caviale, altri cibi possono migliorare il sesso, la sessualità, ma esistono tante altre sostanze che veramente possono migliorare il nostro sesso. Quali sono questi? Il cioccolato, per esempio. Il cioccolato aumenta la produzione di serotonina e rilassa la muscolatura, quindi distendendo aumentando la serenità migliora anche le prestazioni sessuali. Ma esistono altre sostanze. Io volevo ricordare, mi pare 2 o 3 trasmissioni fa, un ascoltatore mi aveva chiesto il vino rosso distende la muscolatura vaginale. Ed è proprio così. 2 bicchieri di vino rosso nelle donne rendono la vagina più distesa e quindi migliorano i rapporti sessuali. Se noi non abusiamo col cibo, anche alcuni semi, la senape per esempio, per migliorare le prestazioni, che so, le mandorle, ecco, veramente il cibo è sesso ed amore. Allora, se noi non abusiamo col cibo, diciamo che il cibo è uno dei piaceri della vita, come lo è anche il sesso. E diciamo che questi sono prevalentemente cibi buoni che vanno di pari passo con una cosa bella che è appunto Certamente. il sesso. Passiamo alla prossima domanda. Come esprimere la propria volontà in ordine alla donazione degli organi? Voi sapete che esiste un centro presso ogni sede ASL in cui uno può dare la propria disponibilità, può dire se è favorevole o contrario alla donazione degli organi. C'è anche la mia associazione che si chiama AIDO che prende queste dichiarazioni di volontà. Però alla fine, a tutt'oggi, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo raccolto soltanto 1,5 milioni di queste volontà in Italia. 1 milione con l'AIDO e 0,5 milione di persone che si sono recate nella sede ASL per dire se sono favorevoli o contrari alla donazione. È sperimentato, si sta sperimentando in Umbria, quindi in tutta la regione dell'Umbria, c'è
quando uno si fa la carta, la tessera di identità, si scrive anche la sua, se è favorevole o contrario alla donazione. Io penso che si possa estendere in tutte le regioni d'Italia, in un mese si possono fare tutte le raccolte di volontà che si farebbero in 2 anni, quindi veramente è una cosa utilissima, dopo averlo sperimentato in una regione si può diffondere in tutta l'Italia. Perché è una cosa semplice, questo si chiama espressione di volontà in comune. Quindi io dico ci sono dei sistemi più semplici, perché non li attuiamo? Non lo so. È mai possibile che noi ancora non sappiamo se un soggetto è favorevole o contrario alla donazione? Noi abbiamo fatto una legge, l'abbiamo fatta nel 99, quindi 15 anni fa, 14 anni fa. E ancora l'Italia è un paese garantista, la legge parla di silenzio assenso, nel senso che se una persona non ha dichiarato la propria volontà diventa automaticamente favorevole alla donazione. Non è stato mai accettato perché l'Italia è garantista, sottolineo, e quindi se uno non ha espresso la propria volontà non si sa se è favorevole o contrario alla donazione. E allora se succede un incidente grave sono i figli, i parenti stretti a dover decidere se poter donare o meno la donazione. Invece basta semplicemente andare nel computer e vedere questo soggetto è favorevole perché in vita ha dato la volontà tramite la sua carta d'identità, ha detto che è favorevole alla donazione. Ma così anche le altre malattie, anche tante altre cose. Nel mondo dell'informatizzazione ancora noi non sappiamo in Italia se un soggetto è favorevole o no alla donazione. Infatti, quindi, prima della morte il soggetto stesso dovrebbe dare appunto la propria aderenza, ecco, o meno, e proprio per evitare momento. Successivamente ai propri cari di provocare magari un dolore ulteriore, quindi una responsabilità maggiore. Sì, anche perché uno deve dire al familiare, vedi il tuo familiare è morto, tu che dici, vuoi donare o meno gli occhi? È già disperato per questo fatto, quindi non diamogli quest'altra incombenza. Infatti. Passiamo, dottore, alla prossima domanda. La poliomielite è scomparsa? La poliomielite è scomparsa in Italia, ma non in tanti altri paesi, soprattutto del terzo mondo. Pensate che in Africa solo un terzo degli abitanti si vaccina contro la poliomielite. In Italia invece non esiste più, per fortuna, proprio perché si fa ormai da anni questa vaccinazione e si previene questa malattia. Come si fa la vaccinazione in Italia? Si fa con, voi sapete che esiste un vaccino Salk e uno Sabin. Un tempo si faceva il Salk, quando poi è stato scoperto il Sabin si è visto che è molto più comodo usare questo vaccino. Sabin è ancora vivente, per la cronaca, uno studioso americano ancora vivente. Però si è visto che un caso su 3 milioni, ripeto, un caso su 3 milioni di vaccino Sabin ha provocato la paralisi e allora si è ritornati al vecchio vaccino, a quello Salk. In Italia si fa così, le prime 2 dosi sono di vaccino Salk, l'ultima è di vaccino Sabin. Comunque in Italia la poliomielite per fortuna non esiste, ma per far sì che chi si reca all'estero oppure chi viene in Italia bisogna attuare delle misure, tipo quella di vaccinare chi si reca all'estero e di vaccinare anche chi viene dall'Africa, dai paesi africani. Se un soggetto arriva in Italia va vaccinato contro la poliomielite, perché sottolineo, in Africa solo un terzo viene vaccinato. E noi, io della mia età, ho alcuni amici che hanno la mia età e che hanno avuto la paralisi infantile, così si chiamava, hanno avuto la poliomielite e quindi camminano, hanno una tetraparesi, paralisi a tutti e 4 gli arti, oppure a un arto solo. Cioè, comunque sono problemi che si possono evitare con un semplice vaccino. E quindi vacciniamo non solo i nostri bambini, dobbiamo tenere alta la guardia sempre, perché la malattia è scomparsa ma può ricomparire da un momento all'altro, soprattutto con questo giro di immigrati che in Italia è diffuso, come in tutte le nazioni europee, certo, non solo infatti, in Italia. Infatti. Dottore, come dicevamo nella scorsa puntata, i telespettatori vogliono rimarcare ancora l'importanza del rapporto tra medico e paziente. Io sottolineo che è un rapporto molto importante, ecco, il medico deve trattare il paziente molto bene, nel senso che lo deve incentivare, deve essere di sostegno. Quindi un buon medico non è solo quello che dà le buone medicine, ma anche quello che colloquia con il
proprio paziente, lo aiuta, gli dà i consigli teorici, perché è brutto, no, vedere un medico che visita un paziente in mezzo al corridoio oppure risponde al telefono. Ecco, se uno è costretto a tenere acceso il telefonino, risponda brevemente e poi richiami la persona che ha telefonato. Perché questo? Perché è brutto che mentre io mi sto confidando con il medico, sto esprimendo le mie perplessità, allora il medico si deve interrompere perché riceve una telefonata, oppure, che so, questo fatto di visitare in mezzo al corridoio, di sentire notizie che sentono anche altre persone. La privacy secondo me è fondamentale. Ecco, io Fondamentale. devo poter dire i miei problemi a quattro occhi col medico, semmai senza nemmeno il familiare presente, perché in alcuni casi mi voglio confidare di avere un problema e non lo voglio far sapere alla mia famiglia. Ecco il medico come un punto di riferimento importante per i malati. E io dico che nell'epoca nostra, che è un'epoca di crisi generalizzata, in questo 2013 che non si apre sotto i segni migliori, sotto gli auspici migliori, allora il medico è un punto di riferimento per le persone. Un tempo lo era il sacerdote, oggi più del sacerdote lo è il medico, perché può veramente aiutare e dare i consigli più giusti per superare le patologie da cui uno è affetto. Anche perché troppo spesso è vero sì che la tecnologia oggi ci viene incontro, però magari fare i medici di noi stessi è sbagliato, quindi andare su internet e andare a cercare magari il medicinale giusto per andare ad ovviare ad un tipo di malattia che possiamo credere di avere. È sempre meglio, importante, ricordiamo, consultare il proprio medico di base. Il medico deve sapere tutto quello che un assistito ha fatto, tutto quello. Se uno si è recato al pronto soccorso e si è fatto delle analisi particolari, è bene che, che poi, dopo alcuni giorni, si rechi dal proprio medico e lo informi di quello che gli è stato fatto al pronto soccorso, che cosa ha accusato. Ecco. Così il medico di base, il medico di famiglia, può curare meglio l'assistito. Decisamente. La prossima domanda, dottore, per praticare attività sportiva c'è bisogno del certificato medico? Sì, penso che l'Italia è l'unica nazione europea, ecco qua siamo all'avanguardia, che richiede il certificato medico per poter praticare attività sportiva. In altri paesi europei, penso anche negli Stati Uniti d'America, basta un'autocertificazione. In Italia invece ci vuole questo certificato in cui il medico visita l'assistito e dice sì, tu puoi praticare attività sportiva, oppure per praticare attività sportiva devi fare un elettrocardiogramma o altre analisi, eccetera. In caso di attività sportiva agonistica, allora è obbligatorio addirittura fare non solo l'elettrocardiogramma, ma anche l'elettrocardiogramma da sforzo e anche l'esame spirometrico per vedere come reagisce il cuore sotto sforzo e com'è la respirazione, com'è la nostra respirazione. Quindi in Italia siamo all'avanguardia e ben venga che una volta tanto abbiamo fatto scuola, nel senso che prima di praticare attività sportiva dobbiamo fare la visita medica. Io, no, frequentando la piscina, alcune volte le mamme mi chiedono fammi il certificato per mio figlio. Io dico prima lo visito e poi ti faccio il certificato. Così dovrebbero fare tutti. Il certificato va fatto solo dopo aver visitato il paziente e se necessario aver fatto fare indagini strumentali o di laboratorio. Magari anche chi decide di iniziare magari a fare jogging autonomamente è sempre meglio, importante, vero dottore, che comunque una visita come una prova d'asforzo, un elettrocardiogramma vada fatto, comunque. Certamente sì. Okay. Passiamo alla prossima domanda. Il costo del malato oncologico in Italia? Negli ultimi 5 anni oltre 1 milione di persone sono state interessate dal tumore e altre 800.000 gravitano intorno a questi malati di tumore. Qual è il costo, la domanda? Il costo è esattamente 36,4 miliardi di euro all'anno. 36,4 miliardi di euro all'anno sono la spesa per i malati oncologici. Di questi, 6 miliardi sono per spese dirette e 30 miliardi, oltre 30 miliardi per spese indirette collegate al tumore. Siccome lo Stato italiano ne spende molti di meno, vuol dire che alcuni soldi, molti soldi gravitano sulle famiglie. Quindi una famiglia che ha un malato
un malato con un tumore non solo è disperata per la gravità della malattia, ma anche deve affrontare problemi economici molto molto gravi, molto seri. Ecco l'importanza della medicina pubblica che in Italia, per fortuna, fa fronte alla maggioranza di questi costi diretti. Sapete che le medicine, i chemioterapici, sono a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale e molti di questi sono anche molto costosi. Pensate, per esempio, una fiala per far salire i globuli bianchi. I globuli bianchi si abbassano in caso di chemioterapia. Per far salire i globuli bianchi una fiala costa alcune centinaia di euro un ciclo di cura. Quindi, e per fortuna, è a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Ma poi anche che so, uno si deve recare, no? Per fare la chemioterapia non la fa in casa, la fa nell'ospedale più vicino, quindi una persona la deve accompagnare. Vediamo che gravita intorno a un malato. Veramente il costo del malato oncologico in Italia è notevole, è notevole e gravita per la maggioranza sulle spalle della famiglia. Quindi io dico sempre ai volontari, cerchiamo di venire incontro ai problemi dei malati. E dei malati di tumore, perché questi hanno più bisogno degli altri. E anche io credo che debba essere accettata, che so, quei privilegi che dà la legge 104, che consente di usufruire di 3 giorni di ferie in più al mese o di altri vantaggi, proprio perché il malato oncologico ha dei problemi seri che ha anche la famiglia. Decisamente. Passiamo invece adesso ad una domanda che ci interessa da vicino, l'informazione sanitaria in televisione. Quindi l'importanza. Fare attività, cioè l'attività televisiva, l'attività sanitaria, non è una cosa difficile, perché bisogna essere chiari, bisogna non dire bugie, non creare terrorismo, ma soprattutto bisogna mettersi dalla parte del soggetto, di chi ascolta. Ecco. Uno non deve dare per scontato che sa tutto. Io dico leucociti con una tale facilità, dovrei poi ridire leucociti uguale globuli bianchi, perché molti non sanno che cosa sono i leucociti. L'importanza di mettersi dalla parte del telespettatore, e un'altra cosa importante è fare buona informazione, significa fare buona medicina. Cattiva informazione significa creare ulteriori problemi. Allora, una persona che distrattamente sente una notizia a caso, così, davanti al televisore, allora coglie solo quella cosa che gli può interessare. Niente deve essere detto a caso, deve essere tutto documentato. Se io la penso in un modo, ma la maggioranza delle persone, gli scienziati, non la pensano come me, io non devo dire quello che penso io, ma quello che dice la scienza. Ecco l'importanza di essere obiettivi quando si va in televisione a fare assistenza sanitaria, questa è proprio una branca della medicina. Allora, Luciano Onder, no, Luciano Onder è il capo di Medicina 33, oppure come si chiama, TG2 Salute, TG2 l'altra, Salute, sì. è laureato in lettere, ma è capace come pochi di rendere intellegibile, di rendere comprensibile il linguaggio della medicina. Veramente è capace come pochi, questo Luciano, non per niente, da anni, da decenni che sta in televisione a fare questo tipo di trasmissione. Quindi è una cosa non difficile, ma importante. E noi nel nostro piccolo cerchiamo di dare appunto Cerchiamo le di informazioni dare giuste da informazioni dare a giuste. chi, ai nostri telespettatori, a chi ci segue. Passiamo ad un'altra problematica abbastanza importante che spesso abbiamo visto anche nelle cronache dei nostri giornali, e quindi il suicidio, che è visto da parte di un nostro telespettatore come una catastrofe sociale. Soprattutto per quanto riguarda, dottore, le persone anziane, che ultimamente abbiamo letto sulle cronache dei giornali che molti si suicidano perché magari non riescono sono soli o perché non riescono ad arrivare con la propria pensione a fine mese. Durante i periodi di crisi i suicidi aumentano, sono aumentati nel 1929, negli anni 90 e anche adesso, no, questa crisi economica che è cominciata nel 2007, nell'estate del 2007, da allora i suicidi in Italia sono aumentati. Dice bene il telespettatore, il teleascoltatore, questo è veramente un problema sociale. Allora, quando c'è un problema, che so, un terremoto, allora si istituisce l'unità di crisi per combattere il terremoto. Perché quando i suicidi aumentano non si stabilisce un'unità di crisi anche in questo caso per seguire meglio,
questi soggetti deboli che hanno predisposizione al suicidio. Non solo, in questo periodo aumentano, che so, il consumo di alcol, il consumo di droghe, aumentano altre malattie collegate al sociale, quindi dobbiamo cercare di venire incontro a questi soggetti. Io sono molto triste quando vedo che vengono abbandonati, veramente noi dovremmo parlarne a lungo. Per mesi abbiamo parlato dell'aumento dei suicidi, ma su alcuni mesi non se ne parla più, se ne parla molto molto di meno. Cerchiamo di parlarne sempre, di tenere viva l'attenzione, di far sì che questi suicidi siano di meno, non dico scompaiano, ma siano di meno. Viviamo in una società che si legittima attraverso lo spread, attraverso il PIL, attraverso l'indice di borsa. È una società che lascia indietro chi ha più bisogno, i più bisognosi. Sono veramente trascurati nella nostra società. Con l'importanza di stare vicino a chi ha bisogno. E lo Stato, chi più dello Stato può stare vicino a chi ha bisogno? Noi tagliamo sul sociale, tagliamo sull'assistenza sanitaria. Secondo me è un errore. Bisogna tagliare nettamente gli sprechi, bisogna tagliare in altri campi, nelle armi, cioè, ma non si può tagliare il sociale, perché noi dobbiamo essere vicini a chi ha bisogno. La solidarietà è una delle cose più importanti che noi possiamo fare per aiutare chi ha bisogno, stare vicino, ecco, la cooperazione tra le persone. Non deve essere solo la Chiesa o chi per lei, deve essere lo Stato ad aiutare chi ha bisogno. Quindi cerchiamo di far diminuire i suicidi con l'assistenza sociale e non tagliare su questo tipo di assistenza. L'unità di crisi deve essere istituita anche quando aumentano i suicidi, non quando viene soltanto il terremoto o altre emergenze di altro tipo. Anche perché questo tipo di situazioni giustamente si hanno poi successivamente a cosa compiuta, e quindi si dovrebbe cercare appunto di ovviare a questo e stare vicino un po' a tutti quanti, e soprattutto a chi vive un momento di difficoltà, che può essere economico, privato o sociale, di qualsiasi tipo. Passiamo, dottore, a un'altra, alla prossima domanda. I pesticidi utilizzati in agricoltura sono sicuri? I pesticidi che utilizziamo in Italia sono sicuri. Quello che non è sicuro sono le combinazioni di più pesticidi, che so io si utilizzano alcuni antiparassitari per il terreno, altri per combattere le larve sulle piante. Mescolati insieme potrebbero essere dannosi ai prodotti stessi che noi mangiamo. Quindi l'importanza di seguire da vicino tutte le sostanze che si usano per curare le piante, perché si curano anche le piante, non solo l'uomo. Esistono i farmaci biologici. I farmaci biologici sicuramente sono tranquilli da questo punto di vista. Però l'Italia, pur essendo la seconda nazione europea, la prima è la Spagna, che utilizza farmaci biologici, con questi possiamo coprire una piccola parte del fabbisogno. Allora, che cosa possiamo fare per prevenire eventuali problemi che si verificano in seguito all'uso di antiparassitari combinati? Usare non solo sostanze chimiche, ma anche sostanze fisiche insieme. Sostanze chimiche e fisiche insieme. Questo è il futuro degli antiparassitari. Vedete, avete sentito parlare tutti di cinipide del castagno. Ecco, con una combinazione di sostanze fisiche e chimiche insieme si può prevenire questa. Naturalmente siamo ancora all'inizio, ma il futuro è promettente. Abbiamo già risolto, o almeno hanno risolto a livello industriale, i problemi delle palme. Sapete che in tutto il mondo, sottolineo, molte piante sono seccate per una larva particolare. Lo abbiamo risolto con una combinazione di sostanze fisiche e chimiche insieme. Lo stiamo risolvendo anche in Italia. Speriamo al più presto, perché le palme sono tra le piante più belle, tra le piante ornamentali più belle. Cerchiamo ora di risolvere anche i problemi del castagno in questo modo, perché quest'anno la produzione delle castagne è stata molto di meno, proprio perché le piante sono state colpite da questo parassita che si chiama cinipide e che ha ridotto di molto
e quelle poche che ci sono non sono manche di buona qualità, la raccolta La delle raccolta delle castagne. castagne e anche delle nocciole, E anche vedevamo delle nocciole, sì. quest'estate, sì. Passiamo a, sempre più o meno nell'argomento, l'ortensia cura le malattie autoimmunitarie? E da anni l'ortensia si usa per curare la malaria, ma proprio in questi ultimi anni si è visto che l'ortensia, soprattutto quella del Tibet, quindi asiatica, si può utilizzare per curare le malattie autoimmunitarie, cioè quelle quando l'organismo crea degli anticorpi contro se stesso. Molte malattie, per esempio l'artrite reumatoide, è una malattia autoimmunitaria, è l'organismo che crea anticorpi contro le sue proprie cellule. Per curare questo tipo di malattia si sta sperimentando l'ortensia e penso che i risultati sono promettenti. Bene, passiamo invece ad un altro argomento che sono i tatuaggi. Vanno effettuati con acqua distillata? Io penso di sì, tutti i tatuaggi, ma anche tutte le altre cose che che si fanno sulla Anche nostra i cute, piercing? anche i piercing, eccetera, andrebbero fatti con acqua distillata, perché l'acqua normale alcune volte può essere veicolo di germi, di bacilli o di sostanze nocive. Allora, visto che è semplice utilizzare l'acqua distillata, utilizziamo, per i tatuaggi in particolare, utilizziamo l'acqua distillata. Decisamente sì. Un'altra domanda, dottore, è possibile indirizzare la produzione dei sogni? Dormire bene è una condizione dello spirito. Abbiamo visto quando abbiamo parlato di insonnia che chi dorme bene vive più a lungo e vive meglio. Quindi si sta studiando un sistema per indirizzare i sogni con la musica. Quindi far La ascoltare musicoterapia. musicoterapia, far ascoltare della musica particolare studiata scientificamente durante la fase REM, che è quella dei sogni, appunto, far ascoltare questa musica, si può indirizzare i sogni. In che modo? Si può far sognare, che so, degli spettacoli belli, un cielo stellato, un campo fiorito, si può vedere una sorgente d'acqua, delle luci brillanti e anche delle sensazioni erotiche, no? Erotiche così, romantiche, che erotiche no. Si possono avere delle situazioni romantiche semplicemente facendo ascoltare della musica ai soggetti durante la fase REM. Se andiamo avanti in questo campo, io penso che è una cosa utile a tutti quanti noi. Più Decisamente, ci si può alzare, diciamo, con un umore diverso sereni. e sorridenti. La prossima domanda è: i succhi di frutta sono naturali, dottore? I succhi di frutta, almeno questi italiani, sono naturali. In Italia i succhi di frutta devono avere almeno il 12% di frutta, mentre in altre nazioni non c'è questa regola. Ma esistono non solo questi succhi di frutta tradizionali, ma anche altri tipi di succo di frutta, tipo i nettari, tipo che so, i concentrati, che poi vanno diluiti con acqua e zucchero. Alla purea si aggiunge acqua e si formano altri succhi di frutta. Quindi indubbiamente i controlli ci sono, però la Comunità Europea ha già emanato, e penso che fra un anno entrerà in vigore anche in Italia, una legge che i succhi di frutta verranno chiamati bevande alla frutta e non devono avere zuccheri aggiunti. Vedete, lo zucchero fa male a parecchie parti del nostro organismo, quindi non aggiungiamoli nei succhi di frutta. Si chiameranno bevande alla frutta e non devono avere zucchero aggiunto. Questo secondo la direttiva europea che a breve entrerà in vigore anche in Italia. Però, dottore, ricordiamo soprattutto alle mamme a casa che magari tendono spesso per fretta a comprare succo di frutta ai figli che è sempre meglio fare una Una spremuta con spremuta un d'arancia. agrume fresco o magari anche un frullato con una frutta stagionale. E questo che hai sottolineato è proprio importante, perché tutti i succhi di frutta hanno dei conservanti, non dannosi, Sì. sottolineiamo, però hanno degli additivi, anche per renderle più gradevoli alla vista, perché l'occhio vuole la sua parte, come abbiamo Spesso non detto. per non chiamarli i cosiddetti E con i vari numeri li chiamano additivi, ma sono Additivi, sempre sì, conservanti. esattamente. Invece l'ultima domanda, dottore, che cos'è la setticemia? La setticemia è un'infezione grave che il virus, il batterio o il parassita si sviluppa all'interno del sangue. Il nostro sangue ha dei poteri di difesa notevole, per cui raramente viene aggredito da agenti esterni. Grazie
Quando si ha l'infezione all'interno del sangue si parla di setticemia. La setticemia interessa i soggetti più deboli. Perché questo? Perché quando un soggetto ha i poteri di difesa normali difficilmente può andare incontro a sepsi. La setticemia quindi riguarda soggetti deboli, soggetti con pochi anticorpo e che hanno subito interventi particolarmente indaginosi. Gli interventi che possono dare setticemia sono quelli a livello del cavo orale, ma soprattutto dell'apparato genito-urinario, a livello delle ossa, soprattutto quando uno ha avuto delle fratture pluriframmentarie, quindi l'infezione si può diffondere più facilmente. La sepsi si cura con l'antibiotico specifico, perché in genere è un batterio che dà luogo a sepsi, che determina la sepsi. Però bisogna utilizzare l'antibiotico più adatto, il migliore, il più efficace per curare questa sepsi. Per fare questo antibiogramma, un tempo l'esame culturale, così si chiama, per fare questo esame culturale si impiegavano diversi giorni. E quindi non dico che era inutile, ma era molto meno utile di adesso. Adesso invece si identifica il batterio al massimo in 24 ore con i sistemi più moderni e quindi già dopo 24 ore si può curare la setticemia con i farmaci più adatti. Perché vedete, la setticemia è sempre una cosa grave, veramente grave, perché tenere questa infezione all'interno del nostro sangue significa avere la possibilità di infettare tutti gli organi, perché il sangue nutre tutti gli organi. E allora se la curiamo bene con l'antibiotico più adatto e nel più breve tempo possibile, cioè dopo 24 ore, quando abbiamo identificato l'agente responsabile della sepsi, allora sicuramente le possibilità di guarigione totale sono molto aumentate. Bene, e questa, dottore, era l'ultima domanda e prima di salutarci ricordiamo ai nostri telespettatori che è possibile inviare le domande al dottor Giovanni Vuotto presso al nostro indirizzo email che è info@is-tv.it. E con questo, dottore, ci salutiamo e ci diamo appuntamento alla prossima Buonasera e puntata. grazie. Buonasera.